Roberto Baggio, con tutto io sono un baggista, quindi voglio dire, però ecco, devono giocare chi sta bene. A trascinare l'Argentina ci sarà in mezzo al campo Elefecito Mascherano. Erano 24 anni che l'Argentina sognava di arrivare in semifinale. Per questo vivo questi momenti con euforia. Raggiungere la finale non sarà facile. Gli Orange hanno il sangue agli occhi per la finale persa in Sudafrica contro la Spagna e vorranno vendicarsi. Noi vogliamo qualificarci per la finale del 13 luglio al Maracanã, ma sappiamo di sfidare la squadra con il miglior contropiede del mondiale. Per batterla non dovremmo concedere spazi aperti, loro sono più veloci di noi. Sì, sicuramente, quello sì. Qui c'è un articolo del Clarín d'Argentina. Il Clarín. E dice la metamorfosi. Ecco. E dice lo schema 5-3-2 ha durato 45 minuti. Poi qualcuno si è fatto male e questo obbligò a cambiare la squadra. Obbligò a cambiare la squadra che gli piace a Messi. E ora è quella che piace più all'allenatore. Dice, ma il destino ha voluto illuminare anche questa squadra e dimostra che questa è un'impresa di tutti, che qui non c'è il tira e molla e che sono state le circostanze a produrre la metamorfosi. Esattamente, esattamente. Allora chiedo a tutte e due su questa situazione dell'Argentina. Senza Di Maria, con eventuale recupero del Kun Agüero, ma comunque con un Lavezzi che fa anche il terzino, si dedica a fase attiva e passiva in un modo incredibile, con un Mascherano che avendolo visto giocare col Barça dal vivo, continuo sempre a pensare nella follia di questa dirigenza blaugrana, che bastava comprare un difensore buono e rimettere come vuole fare Luis Enrique quest'anno Mascherano a centrocampo, esatto. E la situazione, il cerchio si chiude bene. Che pensate domani sera l'Argentina avrà delle difficoltà più a impostare o più a difendere? Guarda quello che dice la Nazione d'Argentina. Dice Alejandro Sabella torna a mettere 5 difensori nella partita contro l'Olanda, ecco. Si domanda. E poi dice, a queste ore l'allenatore argentino ha il dubbio se mantenere il 4-4-2 o tornare al 5-3-2 come nell'esordio. Dice, Enzo Pérez sarebbe chi sostituirà a Di Maria. E Pérez, quindi. Basando la base, questa è la questione. Dice, la selezione si è allenata a porte chiuse a Città di Dugallo e ha fatto esercizi fisici, calcio e tennis. Sabella ancora non ha detto come sarà la squadra, ma sembra che questa sarebbe Romero, Zabaleta, De Michelis, Garay, Basanta, Rojo, Enzo Pérez, Mascherano, Villa, Messi e Higuaín. Una supposizione soltanto. Certo. Io, secondo me, come avevamo detto, io l'avevo detto quando mi avevi fatto la domanda prima di questa partita, che secondo me Lavezzi sarebbe stato l'arma vincente perché sapeva fare tutta la fascia, l'ha dimostrato per tutto il primo tempo, quindi probabilmente oggettivamente Lavezzi ha un tempo nelle gambe per fare tutta quella fascia. Io sinceramente, poi siamo tutti buoni insomma qui da migliaia di chilometri a parlare, a fare i nostri pronostici, però secondo me se ripartono con Lavezzi dall'inizio probabilmente mettono anche un po' in apprensione l'Olanda e quindi la questione non è una questione di difendersi o attaccare di più, la questione è sempre nell'equilibrio, perché se tu metti un giocatore più offensivo probabilmente chi deve rifornire le punte davanti anche per fare il contropiede sarà più in difficoltà e non avrà più magari la lucidità o la precisione per servire quei passaggi, quei bellissimi triangoli che ci ha fatto vedere l'Olanda nelle ripartenze, con quattro passaggi arriva in porta. Probabilmente anche sul palleggio se sarebbe un'opportunità in più per l'Olanda, perché oggettivamente noi abbiamo visto, come ci ha fatto vedere Robben, è in grado comunque insieme ai compagni di reparto di fare un palleggio che comunque ti potrebbe passare lì nei limiti dell'area di rigore dell'avversario per molto tempo,
Ma insomma, facciamo anche i conti, no? Perché l'Argentina, per esempio, con Lavezzi in campo, anche lei avrebbe una grande opportunità di contropiede, perché Messi e Lavezzi non si regalano a nessuno. Contropiede l'Olanda, perché ci gioca, è più bravo a farlo, ma qualora ci fosse un buco, un varco, oggettivamente anche l'Argentina avrebbe un'ottima arma al suo arco. Poi, vedendo come si mette la partita, magari provare a ritornare a quello schema iniziale. Però, visto che gli eventi, come dicevi tu Alberto, hanno portato al cambiamento, probabilmente io seguirei questo cambiamento e porterei avanti questa formazione. Sì, io quello che ho il dubbio è se lo lascia a Basanta, perché non è che sia prestato... No, diventa Rocco. Entra a Rojo, pero esta squadra que daba cuatro daba a Basanta y a Rojo insieme. Diceva Zabaleta, De Micheles, Garay, Basanta, Rojo. Perciò io non credo che se entra a Rojo lo lascia a Basanta. Inoltre che ha dimostrato essere molto lento, molto... Io giocherei ancora di nuovo così. Sì, pure anche senza Di Maria. Sì, penso di sì, penso che Perez può compiere la funzione quella tranquillamente. Allora, prima di andare nell'ultima pausa musicale, volevo e poi parlare invece del fatto che ancora c'è James Rodriguez. Mai come si chiama? James, si chiama James. Un giocatore che il Monaco ha detto vale 80 milioni di euro. Ammazza. Che comunque potrebbe vincere la classifica cannonieri, perché è lì a 6 gol, ormai Neymar è fuori, rimane solo Messi che ha 4, a meno che Robben non faccia più di 2 gol a partita. Sì, ammesso che la pulga si sveglia. Oh. E quindi ne parliamo però dopo. Volevo però farvi notare una cosa, che Messi è l'ultima stella ancora accesa di questo mondiale. La precoce eliminazione del Portogallo di CR7, l'addio di James Rodriguez e il portiere di Mel hanno privato il torneo dei protagonisti più attesi. Resta solo il fuoriclasse argentino che ora sfida Robben e Van Persie, star di riserva. E dunque è rimasta solo la Pulce, fin qui ha giocato un mondiale da fenomeno vero, da fenomeno che si dà agli altri totalmente, umanizzandosi solo nel quarto di finale contro il Belgio, ha trascinato di peso e in avanti l'Argentina con i suoi gol di salvaggia bellezza, con il suo esempio e il suo corazon. Gli altri non c'erano e lui invece sì, con tutti i sentimenti. Ha interpretato ogni partita con il piglio feroce e concentrazione assoluta, ha dato gli scrolloni giusti quando serviva, ha anche picchiato, protestato, izzaccherato, in qualche modo è sceso dal piedistallo pur rimanendoci talmente calato dentro questo mondiale. Leo Messi da scendere in campo con una concentrazione totalizzante, quasi un trance agonistica. Infatti per ben 2 volte le immagini hanno inchiodato il ragazzo di Rosario. Prima di uscire dagli spogliatoi saluta l'arbitro, saluta la terna, saluta magari qualche avversario, ma manco vede le manine tese dei bambini mascotte che seguono i giocatori. Lievita, non li stringe quelle mani, i bimbi rimangono col broncio. È troppo dentro il mondiale la Pulce per potersi accorgere anche dei bambini. Contro il Belgio non ha sfornato miracoli, ma solo tanta sostanza al servizio della causa. Ci sta che fosse tra i più stanchi, dato che l'Argentina ha sempre giocato alle 13, ora locale. Esatto. Ora la semifinale sarà cosa sua. Lui contro l'Olanda, visto che nel frattempo è saltato pure Di Maria. Messi contro Robben e Van Persie, due che ancora aspirerebbero al ruolo di moschettieri di riserva. Ma Leo, che al quinto giorno si è riposato e ha dunque recuperato energie preziose, è pronto per spazzare via pretendenti e aspiranti. Ha deciso che sarà il suo mondiale, come per Diego nell'86, e vuole arrivare fino in fondo. In bocca al lupo, cara Pulce. In bocca al lupo, sì. Inoltre, l'altro giorno, sabato scorso, dicono che si sentiva cantare negli spogliatoi argentini, cantavano sì, tutti i calciatori, no? E Maradona è meglio di Pelé. Sì, esattamente. Inoltre dicono che Messi è uno di quelli che sono andato a cantare con i tifosi, perché sì, sì, se ne erano andati tutti allo stadio, ma i tifosi argentini ancora erano lì e cantavano Brasile, dimmi cosa si sente, no? Brasile, decime che si sente. E allora lui si è messo a cantare con loro.
Allora Alberto, che penso, che queste cose sono importanti per un calciatore, perché è una maniera di certo, indubbiamente, di mandar via la tensione, no? Una maniera di relax. Che ascoltiamo? Ascoltiamo al grande chitarrista argentino, Papo Napolitano, Papo's Blue, il treno delle 16. Questa canzone, te dico, Papo era di Buenos Aires, però era l'unico che stava con Los Gatos, che è il primo gruppo di rock argentino. Quando sono venuti a Rosario, io li ho conosciuto lì quando è venuto con Los Gatos, e lì ha rimorchiato una ragazza, lui, e allora ogni tanto veniva a Rosario, e come c'era un treno che partiva alle 16, che andava da Rosario a Buenos Aires, partiva alle 16, allora parla di quello, che lui prendeva il treno quello quando tornava a Buenos Aires. Va bene, andiamo ad ascoltare. Allora, Papo's Blue, il treno della 16. Papo's Blue, il suo brano, il treno della 16, il treno delle 16. Allora, questa cosa di James Martin, sì, Shane Rodriguez. Allora, secondo voi vincerà lui la classifica cannonieri, oppure Messi o Robben hanno, in particolare Messi, la quello... Beh, ne deve fare due per eguagliarlo, Per eguagliarlo, sì. Perché a 6 dopo il rigore contro il Brasile, a 6, a 4 Neymar ha finito perché è fuori, e Robben è a 3. Tutto dipende più, penso che dipende più di tutto di questa prossima partita. Vediamo come sta Pulce, penso che starà meglio perché già starà un po' riposata, e non giocano alle 13, se no giocano alle 17, no? Che sarebbero le 22 qui. 18 ore collegate, no? No, 17. Ah, 17, 5 ore. 17. Hai ragione. Sarebbero 4 ore dell'ora solare, ma come stiamo con l'ora legale, allora siamo a 5 ore.
va bene, Davide, secondo te invece ormai è di James Rodriguez, come dicono gli spagnoli, la botin del mondiale? È il botin del mondiale.